qui. Incidente nella serata di sabato 17 febbraio intorno alle 20.30 sulla strada provinciale 460 all'altezza del bocciodromo di Salassa. Due auto si sono scontrate, un Audi Q3 con alla guida un 45enne e una Skoda Octavia Station Wagon con a bordo una coppia di pensionati. L'impatto è stato alquanto violento, l'Audi è finita nel fosso che costeggia la carreggiata, mentre la Skoda ha terminato la sua corsa sulla corsia opposta al senso di marcia che stava percorrendo. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa, base di Rivarolo Canavese e soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte, nonché i carabinieri. Le tre persone coinvolte, dopo le prime cure, sono state trasportate all'ospedale di Cornier per controlli. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri.